A Martinsicuro sono tre i candidati che correranno la carica di primo cittadino il prossimo 12 giugno. Il sindaco uscente Massimo Vagnoni sarà appoggiato dal centrodestra con tre liste: Martin Rosa, Progetto Comune e Continuiamo Insieme. Beh, è una scelta dettata da un senso di responsabilità nel portare avanti un lavoro che in questi 5 anni ha portato i suoi frutti e che a mio avviso necessita di continuità e nello stesso tempo di forze nuove che possano appunto rafforzare quel progetto che abbiamo iniziato alcuni anni fa e che sta piano piano facendo crescere la nostra città. Mi auguro una campagna elettorale fondata soltanto sui temi, non sui personalismi, quindi su quello che serve per migliorare ancora questa città, e quindi un dibattito spero che sia sereno, in cui i punti di vista potranno in qualche maniera confrontarsi con quelle che sono le esigenze della città, e quindi ai cittadini spiegheremo qual è il nostro programma e illustreremo, ricorderemo quello che abbiamo fatto e cosa vogliamo fare, quindi ci auguriamo veramente che sia una campagna elettorale che porti poi la gente a votare. Tre liste anche per Simona Lattanzi, la candidata sindaco dell'area di centrosinistra, appoggiata da PD, Piazza Grande e Verde Europa. Scendiamo in campo per portare un'altra prospettiva sul comune di Martinsicuro, che è una località meravigliosa ma ha bisogno di essere riqualificata e valorizzata sia dal punto di vista sociale per chi ci vive tutto l'anno e sia dal punto di vista turistico e commerciale, che è stato un po' negli ultimi anni carente, quindi cerchiamo di riportare in vita questa bellissima cittadina. La prima cosa a cui penserei è quella di riqualificare le zone di comunitarie, quindi tutti quei posti che vengono frequentati ogni giorno dai cittadini, come le piazze, come le strutture di cultura, i luoghi d'incontro. Mentre Mazzarroli, presidente uscente del Consiglio Comunale eletta tra le file di Vagnoni 5 anni fa, è appoggiata dalla lista civica Rigeneriamo la città. Come atto dovuto per stare in mezzo ai miei cittadini che da sempre mi riconoscono una donna che sta a contatto con i problemi del sociale e di tutte quelle persone che hanno necessità oggettive e quindi hanno necessità di una presenza, diciamo, moderata e che accolga ogni loro esigenza. Far partecipare direttamente la città in quello che è un progetto per la città. Ricordiamo che il comune costiero, essendo sopra i 15.000 abitanti, c'è la possibilità che si vada al ballottaggio al 26 giugno se uno dei tre candidati non supererà la soglia del 50% più un voto.